Romani, Parenzo, posso prego. Chiederle di rimettere un attimo il grafico? Prego, andiamo. Scusate, sul cartello 22. Tempo, però spieghiamole le cose come dovrebbero essere spiegate. Cartello, allora, se guardate 22. Quella curva, quelli sono i casi per milione di abitanti, se non ho letto male. La curva rossa dovrebbe essere l'Italia, giusto? Sì. Guardate, è sempre più bassa del Regno Unito. Per tutto il mese di dicembre, fino ad oggi, è sempre stata più bassa. Quante nel Regno vite Unito, abbiamo il picco, salvato? Nel Regno Unito il picco è iniziato prima di noi e da noi è arrivato un po' più tardi perché l'Omicron è arrivata più tardi. Ci hanno raggiunto, cioè abbiamo raggiunto loro iniziano a calare perché hanno la popolazione immunizzata. Come si fa a dire che non sono andate bene le cose in Italia quando siamo stati perennemente sotto il Regno Unito quel come contagi? Gap tra le due curve, ma sono vite gap, salvate, ma siamo andati benissimo. Dice Sileri. Sentiamo Broccolo e Romani. Prego, Broccolo. Sì, è vero che siamo partiti meglio, ma poi il risultato alla fine è lo stesso. Smettiamola di dire siamo più bravi degli altri, gli altri sono... Il risultato è lo stesso, sono sempre 2600 casi. Allora. Questo perché? Perché siamo costretti a boosterizzarci alla terza e alla quarta dose. Oggi EMA ha ammesso che non dobbiamo più rincorrere il virus. La strategia deve cambiare e l'Organismo Mondiale della Sanità non ha fatto altro. Che vuol dire deve cambiare? Cosa dovremmo fare? Che dobbiamo fare un vaccino non solo per la malattia, ma che blocchi l'infezione. Ci sono i vaccini spray. Farne un altro, vabbè. Beh, certo. Però finché intanto non blocchiamo l'infezione si genereranno nuove varianti. Vabbè, ma intanto aspettate, io voglio sentire la professoressa Romani. Ma professoressa, è un problema mondiale, quando non sarà, è un problema quando ci sarà quello lo faremo, ma intanto facciamoci questo.